intervista. Vediamo un pochino se ci risponde. Alessandro Massari, voglio ricordare. Ecco, Alessandro, ci Pronto? senti? Ora metto le cuffie e cerco di Non ti sentirti. preoccupare, intanto io introduco un attimo, diciamo, l'argomento della nostra conversazione. Dunque, Va bene. innanzitutto ricorderete che questa che è diventata ormai una rubrica fissa di Alessandro Massari ha un titolo che rimarrà sempre, cioè Nessun pasto è gratis. E il titolo della puntata di oggi è Capitalismo Confindustriale, Nessun pasto è gratis. Quindi, salutando intanto Gianni Colacione che è venuto in chat, invito tutti quanti a cominciare a preparare delle domande. E ci senti, Alessandro? Sì, vi sento, adesso ho alzato il volume, vi sento anche meglio. Perfetto, se ci mandi il video così ti mandiamo in onda. Ecco qua. Eccomi. Oh, perfetto, ma sei. Ecco, dunque facciamo vedere Alessandro Massari. E Senza ha codino che ho perduto partito. come molte altre Cosa? cose. Senza codino che ho perduto come molte altre cose stamattina. È stato veramente No, non ti preoccupare, tanto possiamo tranquillamente recuperare il tempo senza problemi. Allora, Alessandro, innanzitutto complimenti per la trasmissione dell'altra volta che è stata molto gettonata sul sito, ha numerose visualizzazioni e continua ad averle perché poi tutti i contenuti che noi produciamo, lo voglio ricordare, restano disponibili on demand sul sito. Questa volta il titolo della tua rubrica è Capitalismo Confindustriale, ogni pasto, nessun pasto è gratis. Anzi, mi è venuto un lapsus freudiano, ogni pasto è gratis subito dopo Capitalismo Confindustriale. Perché secondo te questo Guarda, lapsus? questo lapsus perché, come sai, per Confindustria molti pasti sono gratis, emblematica è la vicenda della Fiat e della cassa integrazione. Certo. Alessandro, perché questa volta hai deciso di porre l'attenzione su questo particolare aspetto, diciamo, Guarda, dell'economia? approfitto qualche minuto e racconto un poco. Innanzitutto Certo. ringrazio Geppi Rippa e come nelle migliori televisioni faccio vedere l'ultimo numero di Quaderni Radicali, dove grazie a... L'abbiamo appena fatto vedere Prego, prego. no, ma fai bene a farlo vedere anche te. Dove abbiamo pubblicato, grazie a Daniele Bertolini innanzitutto e a Valerio Federico, uno scritto così, di argomento economico intitolato L'immagine, l'analisi, la politica e la riforma, cioè il caso Italia e il capitalismo inclinato. Come la scorsa volta, anche questo scritto ha preso l'inizio, diciamo, al congresso di novembre di Radicali Italiani. Noi ci siamo accorti come la crisi economica avesse eroso alcune certezze nell'ambito dei ragionamenti economici e come anche all'interno del partito non fosse più chiaro quale potesse essere la leva risolutiva o comunque per arginare un declino che sembrava inarrestabile. Così come al congresso avevamo introdotto nella relazione economica, l'avevo fatto nello specifico io, ma sempre in collaborazione con tutto il gruppo Economia, un concetto fondamentale che sembrava smarrito e più persino tra noi radicali, ovvero che il mercato è fatto di regole, ci è sembrato necessario andare ad approfondire le regole che stabiliscono l'azione quotidiana del capitalismo italiano per proseguire un'analisi radicale che è applicabile a tutti i settori conosciuti della nostra azione politica, tranne che l'economia. La peste italiana coniugata in salsa dei diritti civili, i diritti degli ultimi, i diritti dei carcerati, i diritti degli immigrati, sono sicuramente il frutto di un'assenza di uno Stato di diritto, così come il caso Italia nel caso dell'informazione. Ma l'economia sembrava immune da questa potenziale analisi. Ci è sembrato quindi necessario sottoporre con le lenti del liberale, le lenti del politico capace di rispettare lo Stato di diritto quale elemento essenziale e fondante della democrazia per verificare quale fosse il ruolo del capitalismo italiano. E sicuramente il grande capitalismo italiano, proseguendo quindi il discorso tra la piccola e media impresa ed estendendolo alla grande, è un capitalismo che non vuole mercato, preferisce delle regole mal scritte e peggio applicate per poter proseguire nella propria posizione dominante, di cui abusa in modo vero e proprio, anche perché una partitocrazia senza una classe economico-confindustriale capace di fornire un interscambio reciproco che sia di vantaggio per entrambi e blocchi la circolazione e l'accesso ai posti di comando, insomma, la vecchia teoria
di Michels, la legge ferrea delle oligarchie, permane e rimane soprattutto nel connubio strettissimo che c'è tra capitalisti e politici che per un sessantennio hanno condotto l'Italia al declino che tutti stiamo, al declino al quale tutti stiamo assistendo. E in questo ruolo il sindacato, la sindacatocrazia, che posizione occupa? Nel caso specifico non ci siamo occupati di sindacatocrazia, ma chiaramente la terza gamba di un trittico che vede la Confindustria, il sindacato e l'elite dominante al governo, una concertazione, un corporativismo concertativo che fa sì che vengano bloccate tutte le istanze di novità, tutte le istanze di apertura, tutte le istanze di libertà per mantenere l'esistente. È tutto quanto un sistema dell'esistente e al blocco dell'innovazione. Insomma, non crea contendibilità, non crea concorrenza, non crea la possibilità di emersione dei migliori e fa sì che ci siano appunto delle posizioni acquisite che rimangano stabili nel tempo. Il problema è che il resto del mondo nel frattempo prosegue e noi rimaniamo sempre bloccati al punto di partenza e questo è innegabilmente un problema per l'economia italiana. Noi nello scritto lo diciamo all'inizio degli anni 90, l'Italia si assiste a una serie di riforme giuridiche che potrebbero sembrare particolarmente efficaci. Per esempio, lo Sherman Act nel 1892 introduce le authority negli Stati Uniti, quindi un bel sistema di controllo statale sulla libertà di impresa privata. In Italia si arriva solo 100 anni dopo, nel 1990. È chiaro che però andare a fare le privatizzazioni senza liberalizzazioni conduce a uno stallo anche l'azione dell'antitrust, così come moltissimi testi unici di riforma del sistema bancario, del mercato finanziario, sono state delle riforme che hanno prodotto dei belletti esteriori, ma non hanno modificato nelle fondamenta il sistema del capitalismo. Ma infatti ci sono quattro elementi che connotano il nostro tipo di capitalismo. Innanzitutto è un capitalismo inquinato, perché appunto il sessantennio partitocratico ha visto anche le vicende di Ernesto Rossi, che nel 1952, dialogando con Costa, l'armatore genovese a capo della Confindustria, uscì fuori con il suo scritto Capitalismo inquinato. Ebbene, fatte tutte le logiche attualizzazioni, crediamo che ancora sia inquinato perché c'è questo connubio che impedisce una certezza del diritto innanzitutto e una libera concorrenza, perché il capitalismo inquinato è basato su alcuni capisaldi che sono il familismo, il bancocentrismo, l'assenza di capitali e soprattutto su un concetto fondamentale, il conflitto di interessi, appunto questo conflitto di interessi tra politica, economia, finanza che produce una stasi e un'immobilità, un immobilismo. Immobilismo sociale, noi abbiamo dei blocchi di potere, abbiamo degli accordi incrociati tra imprese, abbiamo dei vincoli azionari che impediscono la contendibilità nel mercato azionario, appunto, dei veri e propri poteri di veto, abbiamo dei privilegi ereditari per cui le famiglie che governano l'economia italiana sono immutate nel corso degli ultimi 150 anni. Questo ha delle ripercussioni ovvie sui tassi di sviluppo, poi è un fallimento della politica, un fallimento anche dell'intervento pubblico, perché ciò ha causato una perdita di competitività. La partitocrazia è sempre ricorsa a politiche keynesiane, diciamo in salsa romana, per usare un termine leghista, Magari fosse perché Keynes, ma magari, neanche. come tu Magari ben fosse solo Keynes. infatti, quel tipo per poter mettere in moto l'economia, per far questo c'è bisogno di fare spese per investimenti, non spese per quello che viene detto spese in conto capitali e non la spesa corrente. La spesa corrente invece, soprattutto dagli anni Ottanta, dal periodo del pentapartito in poi, è miliardi di euro impegnati in spese fisse e non hanno mai costruito infrastrutture, non hanno mai fatto in modo che appunto l'economia possa svilupparsi grazie a questi investimenti. Insomma, è il naturale precipitato del regime concertativo post-fascista, di cui ha ereditato tutti i mali e che ha prodotto recessione, ha prodotto una maggiore spesa pubblica, ha prodotto un'esclusione dell'Italia da gran parte del. E poi il discorso dello Stato di diritto, appunto, perché il mercato funzioni ha bisogno di regole, delle infrastrutture giuridiche, delle istituzioni. Il mercato è un'istituzione, il mercato è fatto di regole, senza regole non c'è certezza del diritto, quindi non c'è certezza dello scambio e quindi non c'è funzionamento del mercato. Da lì eravamo al congresso di novembre, e anzi voglio ringraziare nuovamente Geppi Rippa perché ha ospitato due scritti che sono in logica sequenza.
Il primo in cui si diceva il mercato è il rispetto dello Stato di diritto, nel secondo si dice lo Stato di diritto in Italia è falsato perché appunto ci sono regole non scritte e peggio applicate. E noi abbiamo un intreccio tra banche, tra imprese, tra politica che per esempio i patti di sindacato, le scatole cinesi, gli incrociazionari, i cumuli di incarichi dirigenziali, queste sono le elementi che fondano queste asimmetrie informative, queste inefficienze economiche, insomma, siamo a margine della competizione internazionale a causa di questi conflitti di interesse. Per poter mantenere la propria posizione dominante, preferiscono accontentarsi di ben meno di quello che l'Italia potrebbe produrre, pur di chiudere il sistema, pur di ricorrere a pratiche anticoncorrenziali. Noi abbiamo naso Cristo, insomma, noi abbiamo poi alla fine delle persone in carne ed ossa che perdono il lavoro perché questi capitalisti, fino a che possono, prendono governanti italiani, quando poi trovano dei finanziamenti all'estero più accattivanti oppure semplicemente delle condizioni di mercato più efficienti, si spostano tranquillamente. Insomma, l'apertura, la concorrenza e la legalità sono i tratti connotanti anche al sistema economico che appunto sembra non dimenticato ai margini dell'analisi economica, dell'analisi politica radicale. Abbiamo voluto riportarlo al centro perché la concorrenza è per noi un bene pubblico prezioso. La concorrenza consente, nell'ambito del rispetto delle regole, la libertà economica. È chiaro che se appunto le riforme degli ultimi 20 anni hanno una possibilità di riforma, il mercato e la legge danno ordine e libertà, insomma, no, noi non vogliamo che la legge sia né dirigista. Vogliamo delle regole che governino l'attività economica in modo alternativo a quello al sistema giuridico che attualmente è in essere, insomma, un bancocentrismo che non sia più così potente e capace di generare nanismo imprenditoriale, obsolescenza della ricerca, questo credito venga concesso solo agli amici imprenditoriali perché magari sponsorizzati da amici politici, insomma. L'esempio classico, il quale collabora in modo continuativo, ha lamentato il fatto che da ormai 2 anni la Banca d'Italia doveva essere rimessa in mano alla proprietà dello Stato. Premo semplicemente che le banche che sono controllate dalla Banca d'Italia non fossero anche proprietarie del capitale azionario del controllore. Questo è un problema fondamentale. Se non modifichiamo le regole, noi non riusciremo. Ecco Alessandro, cominciano ad arrivare le domande dalla chat. La prima è di Antonio Borrelli, il quale ti chiede, prima fa una considerazione e poi ti chiede. Allora, il 98% delle piccole imprese, se unite ad un'organizzazione di coordinamento e sviluppo, se le mangia in un boccone la grande impresa, specie quella improduttiva e assistita. Non credi, Alessandro, che occorra solamente coinvolgere la piccola e media impresa ad adeguarsi ai moderni strumenti di gestione e comunicazione? Ad una cultura d'impresa così scremandola. Sì, assolutamente sì, è la logica prosecuzione del dialogo con, ricordami il nome, scusa, Antonio, con Antonio Antonio, con Borrelli. Antonio. Sì, esattamente, il 98% delle piccole e medie imprese. Noi affermiamo in questo scritto che le piccole e medie imprese sono il risultato di questo capitalismo confindustriale che impedisce la crescita. Ciò che dice Antonio è logico, se si cambiassero le regole, anche le piccole e medie imprese non avrebbero più la scusa per rimanere chiuse nel loro ristretto orticello, magari governate da un imprenditore che lascia il comando di padre in figlio, anche la piccola e media impresa è afflitta non solo da nanismo, ma è afflitta anche da quel capitalismo familista che qualcuno ha definito immorale, una ricerca sociologica degli anni 50 fatta da un sociologo statunitense. Sì, le piccole e medie imprese devono assolutamente ridursi, devono concentrarsi, devono poter investire in sviluppo e ricerca per ambire a dimensioni più ampie. Ricordiamo poi che in Italia le piccole e medie imprese sono soprattutto piccole imprese, quindi sono imprese con dimensioni tali che non possono neanche ambire a tutte quante le azioni sul mercato necessarie per crescere che Antonio propone e che condivido. Ecco Alessandro, una domanda che ti voglio fare io. Appunto, le piccole o piccolissime imprese sono la spina dorsale dell'economia italiana, la possiamo definire così, quella non assistita, l'economia genuina, sana, pura. Anni fa il Movimento Radicale portò avanti una campagna referendaria, quella
sulla libertà del lavoro dell'impresa nel 1999 furono raccolte le firme e nel 2000 si andò a votare non su tutti i referendum perché furono falcidiati dalla Corte Costituzionale, ma in quell'occasione Berlusconi disse di non andare a votare, se ricordo bene era il 2000, giusto? Sì, la campagna del 99, l'accolto del 99 con il voto nel 2000, sì. Nel 2000 disse di non andare a votare perché poi le avrebbe fatte lui quelle riforme. Secondo te, di quello che avevamo previsto noi nei referendum, quanto è stato fatto da Berlusconi? Non è stato fatto nulla perché fa parte di quel capitalismo assistito che ho descritto all'inizio. Berlusconi, assumendosi la responsabilità di mentire agli italiani dicendo non andate a votare, non fate le riforme con il mezzo referendario perché poi ci penso io, ha semplicemente messo in atto quel duplice sistema, il controllo dei mezzi di informazione e il controllo delle regole giuridiche per impedire che ci fosse una riforma del sistema capitalistico. Berlusconi è stato l'imprenditore che durante il presunto regime comunista ha avuto il maggiore arricchimento delle proprie imprese. Quindi è chiaro che Berlusconi non può permettersi riforme liberali, perché nel libero mercato avrebbe una competizione difficoltosa. Preferisce il conflitto di interesse di cui nell'ambito televisivo è il massimo esponente, ma quel paradigma può essere esteso a moltissimi altri imprenditori o all'interno degli interessi di Berlusconi a moltissimi altri settori. È in questo modo che il capitalismo confindustriale assistito riesce poi a impedire la crescita del sistema economico, andando ad incidere sulle regole. Quello che tu dici è proprio uno degli esempi più plasticamente calzanti a quanto ho provato in modo, spero non pedestre, a descrivere. Per questo noi siamo stati bloccati. Le riforme avrebbero aperto il mercato presuppone libertà, ma contemporaneamente rispetto dello Stato di diritto, delle regole. Non avendo alcun interesse alla concorrenza, non avendo alcun interesse alla libertà degli altri, non avendo alcun interesse a fare regole efficienti, Berlusconi ha fatto saltare tutto. Ecco, Alessandro, c'è un'altra domanda che proviene da Mattia, il quale ti chiede: non trovi che negli ultimi anni ci siano stati riflessi diversi riguardo alla linea economica radicale, da un'impronta fortemente liberista della vedova Capezzone e altri, quasi da Tea Party americano, fino all'ultima, a quest'ultima, più socialisteggiante, diciamo, che guarda ad un welfare assistito di stampo nord-europeo? Guarda, in questi ultimi 10 anni è cambiato proprio l'analisi economica di moltissimi politici rispetto all'economia. Sicuramente noi, nel periodo in cui Benedetto Della Vedova militava nelle file non solo del Partito Radicale Transnazionale, del quale ancora è iscritto, ma anche nelle file di radicali italiani, avevamo una posizione più marcatamente, come dire, filo pro mercato. In questo momento ci sono state delle sbandate, ci sono state dei ritorni di teorie keynesiane, però applicate un po', come dire, come sempre in funzione di alcuni interessi. In questo momento, nell'ambito del mondo radicale, non credo che ci sia un'ala va bene, insomma, socialisteggiante. È sicuro che non tutto il partito si ritrova in questo tipo di analisi, è sicuro che alcuni hanno una diretta discendenza da teorie economiche che erano in voga 30 o 40 anni fa, però certamente il sistema di welfare to work che noi proponiamo non è quello statunitense, ma è quello di stampo anglosassone o addirittura svedese, è un connubio, a mio avviso, che è il frutto di un'evoluzione. Noi dobbiamo continuare a vedere nel mercato una opportunità, ma contemporaneamente non possiamo lasciare a se stessi coloro i quali si ritrovano in fasi di transizione del mercato. Se un'impresa si trova ad operare in un mercato particolarmente asfittico, è molto meglio poter sovvenzionare il lavoratore, poterlo formare per essere pronto ad un altro tipo di lavoro e poi rimetterlo sul mercato. Credo che i due aspetti siano funzionali l'uno all'altro. Non ci sono liberisti selvaggi, spero che non ci siano postcomunisti giacobini, potrebbe trovarsi una chiave di lettura unitaria,
Certamente analizzando i differenti punti di partenza, Daniele Bertolini, io e Valerio Federico abbiamo analizzato il punto di vista dell'impresa. Altri mettono al centro il lavoratore, ma il naturale precipitato di questo scritto poi porta ad avere gli interessi dei lavoratori, perché, come detto, un sistema inefficiente produce anche disoccupazione, produce povertà. Quindi credo che, più che di welfare noi siamo attenti alla condizione fisiologica. Quando poi c'è la patologia, sicuramente un sistema di welfare to work deve subentrare per proseguire il cammino virtuoso del mercato senza fare vittime umane, insomma, senza lasciare a piedi nessuno. Ecco Alessandro, secondo te quali, un'altra domanda che ti faccio io perché per il momento dalla chat non stanno arrivando altre domande, e la domanda che ti faccio io è questa, quali pensi debbano essere le prime riforme strutturali da mettere in campo per cominciare ad abbattere il debito pubblico italiano? Guarda, per abbattere il debito pubblico italiano io credo che innanzitutto bisogna fare una seria lotta all'evasione fiscale. E in questi giorni abbiamo visto sbandierare 5 miliardi di recupero di evasione fiscale come un grande successo. Ecco, il problema vero è che noi abbiamo un'evasione fiscale che è quantificabile tra i 100 e i 140 miliardi di euro annui, insomma, credo che una stima corretta possa essere sui 120 milioni. Non pensi che sia così quasi fisiologica un'evasione fiscale così alta, fermo restando quella che è la percentuale di tassazione che grava sui lavoratori autonomi, no? Perché la gran Sì, parte io credo, dell'evasione. guarda, credo che l'evasione fiscale sia un altro precipitato di questo sistema di regole, di questo tipo di conflitto di interessi. E sicuramente poi noi abbiamo due categorie di soggetti, alcuni che per regola giuridica devono pagare le tasse necessariamente grazie al meccanismo del sostituto d'imposta che noi più volte abbiamo provato a scardinare con il referendum per mettere il sistema di fronte alle contraddizioni proprie, ovvero i lavoratori dipendenti devono pagare le tasse, ci sono altri tipi di lavoratori, soprattutto i lavoratori autonomi, piccoli e medi imprenditori, grandi imprenditori, professionisti, che questo non lo fanno. È chiaro che un livello di tassazione formale del 43% si trasforma in un livello di tassazione sostanziale del 55% per chi le tasse le paga. Cioè poi tutto quel terreno minato dell'evasione fiscale, ma anche dell'elusione, che come sempre si basa su una potenziale interpretazione della legge che consente poi di eludere, cioè di aggirarla e di non pagare il dazio dovuto. Questo è qualcosa che produce sicuramente una grandissima inefficienza e grandissima ingiustizia, perché appunto ci ritroviamo con alcuni che pagano molto, guardiamo la manovra correttiva di questi giorni, ed altri che non pagano nulla. E poi rimane il problema della spesa pubblica. Fino a quando noi continueremo ininterrottamente ad accrescere la spesa corrente e non incrementeremo la spesa in conto capitale, avremo dei grandi problemi. È evidente che appunto c'è la necessità di andare a toccare questo tipo di meccanismo. Il criterio della spesa storica, che è quella che ha informato i trasferimenti di denaro dal centro verso la periferia, ha fatto sì che ci fosse un continuo accrescimento delle spese anno dopo anno. La spesa standard, che dovrebbe essere introdotta con il federalismo fiscale, è un buon criterio perché si individua il prezzo, diciamo, ottimale per il pagamento di una prestazione o di un servizio, e poi questo diventa il prezzo di riferimento per tutte le regioni. In questo modo si può andare ad incidere sul contenimento e l'abbattimento del debito pubblico. Oltretutto, era stato affrontato con grandi sacrifici negli anni 90. Io ricordo finanziarie lacrime e sangue emanate da Amato nel 92-93, ma lo stesso Prodi per consentire l'entrata dell'Italia nell'area euro. Ricorsi a manovre molto molto dure che furono pagate soprattutto dai lavoratori, quelli che appunto le tasse non possono non pagarle, e questo genera quell'inefficienza, quell'ingiustizia, quella necessità di riforma che l'Italia attende da molti anni e che sostanzialmente in questi 60 anni di partitocrazia non ha mai conosciuto. Un'altra domanda che arriva dai radicali di Caserta, che è questa: un grosso abbattimento della spesa pubblica deriverebbe dal non utilizzo delle deriva, diciamo, un grosso abbattimento, no, è formulata male, un grosso abbattimento della spesa pubblica deriva dal non utilizzo di tecnologie informatiche tipo la PEC. Cosa ne pensi? Cioè il contrario vuole dire in realtà, cioè che probabilmente utilizzando maggiormente le tecnologie informatiche
ci sarebbe un abbattimento delle spese, della spesa pubblica. Ci sarebbe sicuramente, però ci sarebbe anche un minor controllo da parte della burocrazia pubblica, che molto spesso utilizza il proprio potere per imporre dazi, balzelli, ma non economici, ma semplicemente di tipo organizzativo. C'è una resistenza, chi detiene il potere normalmente non ha piacere a lasciarlo, chi deve aggiornarsi non ha piacere ad aggiornarsi. Abbiamo un settore pubblico che spesso è stato il frutto anche di imbarcate, di assunzioni di origine politica. Abbiamo un merito che non è mai stato premiato, abbiamo dei concorsi che sono falsati, abbiamo degli ingressi sotto la pressione della piazza. Insomma, questo è il risultato, come sempre, di un sessantennio di peste partitocratica. Credo che la PEC, come tutte quante le tecnologie informatiche, possano migliorare la vita della pubblica amministrazione, così come quella di chi fa impresa, del cittadino, ma sarebbe auspicabile, ma come dire, è sotto gli occhi di tutti, vi è una resistenza fortissima, perché chi detiene alcune procedure, il controllo di alcune procedure, chi è abituato ad essere, come dire, gabelliere per qualsiasi servizio o prestazione debba essere fornito dalla pubblica amministrazione, farà di tutto per rendere meno fluido e meno efficiente questo procedimento. La resistenza all'innovazione sono sicuramente forti ovunque. Ecco, un'altra domanda che ti faccio io è: non credi? Ah no, un attimo, c'è una domanda da parte di Americano, gli diamo la precedenza. Americano chiede: allora, perché si continua ad equivocare tra lavoro e lavoratore? Esiste il lavoro dipendente, non il lavoratore dipendente, visto che tutti i lavoratori svolgono praticamente anche attività extra in proprio. Beh, insomma, tutti non proprio, Americano. A pagare tutte le tasse, il lavoro dipendente, non i lavoratori dipendenti che evadono tutto sulla loro quota di secondo e terzo lavoro. Come sempre, questo è il frutto del compromesso di un'ingiustizia precedente. Allora, esiste il lavoro dipendente, il lavoratore dipendente lavora, fa le sue 8 ore, paga tutte le tasse, poi sicuramente se c'è il lavoratore dipendente che ottiene il secondo o il terzo lavoro in nero, quello è una parte di evasione cospicua. Le stime sull'evasione fiscale tengono conto anche di questo tipo di evasione ed è chiaro che è una reazione illegale o un'illegalità diffusa. È una soluzione non efficiente a delle proposte ancor meno efficienti. Credo di sì, credo che abbia ragione. C'è una parte di lavoratori. Industriali. Ecco, riprendiamo la diretta. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma non è dipeso dalla nostra volontà. Alessandro, a te, la parola, stavi dando una risposta. Ore o dal centro studi di Confindustria, queste proposte non verranno mai fatte perché andrebbero ad intaccare l'abuso di posizione dominante di chi godono nei capitalisti confindustriali, ma vado ad elencarle velocemente. Innanzitutto bisogna assolutamente disincentivare le scatole cinesi e le piramidi societarie, bisogna rafforzare la trasparenza
sulle operazioni in conflitto di interesse, perché come abbiamo detto ci sono poche imprese e pochi imprenditori che controllano la maggior parte del capitalismo italiano, con tempo faceva capo a Cuccia, a Mediobanca, insomma conosciamo qual è l'origine di questo, di questo fenomeno che comunque è figlio diretto di un sistema fascista che poi è stato proseguito nel sessantennio partitocratico. Per quanto riguarda il diritto di voto, che è fondamentale nelle società quotate, bisogna avere una proporzione tra questo e l'apporto finanziario, impedendo che con un minimo apporto finanziario si possa avere un controllo maggioritario all'interno di queste imprese, insomma. E quindi è necessario che i controlli incrociati siano quanto più controllabili. E riformare sempre in quest'ottica la disciplina dei patti di sindacato legati alla struttura dei patti parasociali, quindi bisogna prevedere dei limiti, altrimenti ci sarà un capitalismo che come con delle liane si intreccia l'uno all'altro. A questo punto, per quanto riguarda appunto in modo specifico le imprese che operano nel mercato azionario, dovrebbero vedere la riforma delle OPA per poter rendere più contendibili le imprese quotate e quindi. Per esempio, partecipazioni inferiori alla soglia del 30% dovrebbero essere quelle che non vedrebbero questo tipo di interventi. Per quotazioni superiori bisogna tener conto di una partecipazione complessiva che possa determinare il controllo. Poi una riforma del rapporto tra banca e impresa. Abbiamo detto che in Italia, così come negli anni 20, c'è una grandissima commissione di rapporti di partecipazione proprietaria incrociata ed è assolutamente necessario che questo non abbia più corso, perché le banche sono particolari tipi di imprese e dovrebbero essere ben distinte dal resto del sistema imprenditoriale e nell'ambito del settore bancario introdurre una politica di concorrenza. È fondamentale che ci si possa garantire mercati aperti alla concorrenza europea. A questo proposito, poi c'è un problema fondamentale con la riforma delle fondazioni bancarie, che furono il frutto della riforma di cui parlavamo all'inizio. C'è bisogno di superare il modello della fondazione, che è di fatto il proprietario azionario delle banche privatizzate, ma è un feroce mastino che attenta alla contendibilità proprietaria degli intermediatori finanziari. Quindi anche il sistema delle fondazioni è particolarmente odioso, anche perché poi hanno dei compiti di welfare sul territorio a livello regionale che è veramente da. Sarebbe divertente andare a verificare se gli scopi per le quali sono nate queste fondazioni poi sono veramente, veramente perseguiti. E rimuovere i conflitti di interesse tra banche e investitori istituzionali e infine finanziamento e ricapitalizzazione delle imprese, perché abbiamo detto che un mercato senza capitali non può andare avanti. E quindi il reperimento dei capitali sul mercato azionario, sul mercato regolamentato, rendendo più conveniente la quotazione di queste imprese. Credo che queste possano essere delle cose concrete che accenno solamente perché avete visto l'elenco, mi ha portato via numerosi minuti. Ma c'è poi un elemento concreto di capacità operativa che deve essere tradotta dall'azione del Parlamento, che dovrebbe riprendere una centralità nell'ambito di queste materie e non solo in queste materie, per poter provare una riforma basata appunto sul rispetto di regole chiare e non magari sull'elusione di regole così fumose. Allora, Alessandro, ci sono altre domande dalla chat. Catonano chiede quali i mezzi di cui dotarsi per cambiare il reale? I diritti negati come quelli referendari o la tecnologia come Wikileaks? Lui chiede se c'è una. Quali Secondo lui sono ci i mezzi sarebbe. di cui dotarsi per cambiare il reale? Cioè, i diritti negati come quelli referendari che sono di fatto negati, oppure la tecnologia come Wikileaks? Ma io non vedo una contrapposizione tra i due, cioè credo che lo sviluppo tecnologico e il riappropriarsi di diritti negati possa convergere nella direzione da noi auspicata. Sicuramente i diritti referendari negati sono quei diritti emblematici di cui avevamo parlato all'inizio, però lo sviluppo tecnologico può convergere verso il medesimo obiettivo, quindi io non li vedo in contrapposizione, ma li vedo Ah, si vuole accompagnati. lavorare in sinergia, giusto?
assolutamente sì, assolutamente sì. Antonio Borrelli chiede: la missione sociale delle imprese, manifesta orientata ai clienti. Allora, un attimo, la missione sociale delle imprese manifesta, virgola, orientata ai clienti, virgola, non è forse la base di ogni presupposto di crescita? Sì, il problema è che la missione sociale delle imprese in Italia non è la missione così come la migliore dei mondi possibili, ma la missione sociale delle imprese è quella di impedire l'ingresso di nuove imprese nel mercato assistito. Quindi l'orientamento ai clienti non c'è in nessun modo. Abbiamo visto come la dinamica del connubio tra imprese e classe dirigente abbia alimentato un'espansione del debito pubblico invece che un'espansione del mercato. Quindi l'orientamento al cliente non esiste in quanto tale, ma viene spesso considerato soggetto la catena, l'anello debole della catena. Quindi concordo con lui, peccato che tutta quanta l'esperienza italiana stia a testimoniare il contrario. Allora, Mattia chiede: una riforma fiscale radicale in tutti i sensi è possibile? Ricordo i tempi in cui si parlava di flat tax. Sì, la riforma fiscale radicale certamente è una cura da cavallo, in questo momento sarebbe deleteria per un paese quale l'Italia che è profondamente provato. Però la riforma fiscale va sicuramente attuata con le forme e i gradi necessari, anche perché ricordiamo che l'Italia sta in una situazione economica gravissima, non a causa della crisi, che i nostri politici ci hanno sbandierato quanto il nostro arretratissimo sistema economico, essendo ai margini del mercato globalizzato, non abbia conosciuto i mali che invece ha conosciuto la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. È anche vero però che appunto noi abbiamo un sistema assolutamente iniquo e incapace di produrre efficienza. Quindi la riforma fiscale sarebbe necessaria, come dicevamo, per avere un livello di tassazione congruo, con una possibilità di far pagare tutti, pagare meno, come direbbe qualche altro radicale maggiormente attento a questi aspetti di equità sociale. Come dire, molto spesso si va a vedere l'equità dal punto di vista del lavoratore, non si va a vedere l'equità dal punto di vista dell'imprenditore. Abbiamo visto nella scorsa puntata come i piccoli imprenditori spesso scontino delle grandi ingiustizie. È necessario perché altrimenti il sistema rimane bloccato sullo status quo. Senza riforma fiscale probabilmente non ci sarà una riforma più generale della competitività in Italia. C'è infine l'ultima domanda che arriva dalla Ricca di Caserta, il quale scrive: le agenzie di lavoro interinali al sud, alle quali si affidano anche aziende pubbliche, trovi giusto, manca questa parte, adesso cerchiamo di capire nel senso, trovi giusto che le agenzie di lavoro interinali al sud, alle quali si affidano anche aziende pubbliche, siano invase da logiche clientelari, vedi Mastella SPA? Assolutamente no. Innanzitutto la riforma del mercato del lavoro ha conosciuto le agenzie interinali, però non ha conosciuto tutta una serie di tutele che devono essere corrisposte a questi lavoratori precari. Ad esempio, all'estero una delle caratteristiche del lavoro interinale non è un costo inferiore, ma è un costo maggiore. Tu stesso ricordavi come spesso dietro a dei contratti a progetto si nascondono altri tipi di una natura del lavoro subordinata. Le aziende pubbliche ne hanno fatto uso esattamente come i privati, e questo testimonia nuovamente il fatto che le regole vengono mal scritte e peggio applicate, lo vengono fatte sia dai O privati che dal. che per esempio il libro bianco di Biagi sia stato attuato solo in una parte, neanche tanto bene, e non totalmente. Il libro bianco di Biagi prevedeva sì l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma sia una forma di welfare to work che garantisse i lavoratori in difficoltà in un determinato momento storico. È chiaro che le operazioni che hanno fatto anche con il referendum, mantenere il referendum sull'abrogazione dell'articolo 18 e non mantenere tutti gli altri quattro referendum che invece andavano a sostituire le garanzie ormai non più garantite effettivamente dall'articolo 18 con dei criteri alternativi, hanno reso ingiusto e iniquo il sistema attualmente in corso. Le aziende pubbliche, per tentare di arginare in modo surrettizio l'aumento del debito pubblico, invece di assumere direttamente dei lavoratori, sono ricorsi a questo schermo giuridico rappresentato dalle agenzie interinali, dove le agenzie guadagnano molto, i lavoratori guadagnano poco e non hanno nessuna
Nessuna certezza. Persino la Camera ha attuato questo schema. Tutti sanno, anche grazie al lavoro dei radicali, di Rita Bernardini in particolare, come la Camera non assuma più dipendenti direttamente, ma si affidi a una struttura, la Milano 90, che danno strutture, servizi, personale, e in questo modo si cerca di far apparire inferiori i costi di un'istituzione che fino al nostro intervento, ripeto, nello specifico di Rita Bernardini, era particolarmente oscura nel governo interno delle proprie strutture amministrative. Questo è un paradigma particolarmente odioso perché appunto laddove si fanno le leggi poi si trova anche il modo per raggirarle. Allora, ringraziamo Alessandro Massari, ricordiamo componente della Direzione Nazionale dei Radicali Italiani, è stato gentilissimo, tra l'altro è stato più del tempo che avevamo stabilito, aspettando che risolvessimo i nostri problemi tecnici. Alessandro, un saluto e appuntamento a domenica prossima, giusto? E non sono sicuro, devo darti la conferma perché forse ho degli impegni estivi, sarò sincero, probabilmente mi Vabbè, il 15 aspetta. di agosto ti risparmiamo, dai. Va bene, comunque ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo per proseguire questa esperienza veramente, veramente interessante, divertente. Grazie per lo spazio che ci dai per poter divulgare queste idee. Come detto, ringrazio Geppi Rippa, Quaderni Radicali, che ha ospitato Daniele Bertolini, ha Allora ospitato Valerio. voglio chiederti una cosa brutalmente, ma che fai? Ti Prego. iscrivi all'Associazione Radicale Telematica TV Radicale? Sì. Bene. 25 euro, eh? Allora ti mettiamo tra i preannunci di iscrizione, perché poi l'assemblea la faremo a settembre, sicuramente a Roma, probabilmente. Va Benissimo, bene? se no dammi un sito, carte di credito, quello che vuoi, qualsiasi cosa. Sì, sono iscritto, sono già iscritto considerami iscritto da ieri. Grazie Alessandro, ti salutiamo, salutiamo Alessandro Massari, ricordiamo componente la Direzione Nazionale di Radicali Italiani e vediamo di prepararci al prossimo collegamento. Adesso sarebbe stato previsto dal nostro palinsesto come collegamento il collegamento con Michele Bortoluzzi dal Veneto, solo che Michele evidentemente avrà